manifestazione che però ha carattere mondiale, perché parliamo della Coppa del Mondo di snowboard e della Coppa del Mondo di freestyle, qualcosa di eccezionale che avremo qui a Milano, nell'area che ha visto l'esposizione universale, con un trampolino eccezionale che si vede già in questi giorni, si è vista la costruzione, la preparazione, oggi semplicemente passando dall'autostrada si può ammirarlo, qualcosa che sarà spettacolare perché questi ragazzi si esibiranno in evoluzioni incredibili, un evento nuovamente gratuito per tutta la cittadinanza che renderà nuovamente viva quest'area, in attesa però di quello che è il grande futuro e sviluppo di tutto questo spazio vasto, importante, ma per il quale ci sono progetti sicuramente ambiziosi. Ormai è questione di poche ore di tempo e avremo la definitiva aggiudicazione per lo sviluppo dell'area. E da lì tanti progetti, dallo Human Technopole che già con la fine di dicembre vedrà i primi passi, a tanto altro, il campus universitario e più in generale tutto lo sviluppo dell'area. Parallelamente noi non lasciamo però che quest'area resti vuota e quindi continuiamo con questi eventi, con questi momenti di grande richiamo di pubblico. Abbiamo iniziato al mese di maggio con la Color Run, le Olimpiadi degli Oratori, Sport Experience con la collaborazione del CONI, tanto si è fatto. Numeri importanti di visitatori, il tutto per evitare che un'area oggi restasse vuota, degradata, abbandonata, che restasse solo il ricordo di quello che era stato Expo, e per ridonarla nel minor tempo possibile a tutta la cittadinanza, a Milano, alla Lombardia, ma non solo, perché l'obiettivo che abbiamo è quello di creare un grande polo di ricerca, di sviluppo, di innovazione, ma anche a lato di divertimento e di intrattenimento, che sia di richiamo nazionale e non solo, perché davvero puntiamo a fare di quest'area un primato e un'eccellenza non solo lombarda.